sulla testa. Sulla Terra si possono individuare 5 fasce climatiche. Sono disabitate. Una zona calda, compressa tra i due. Guarda, le città qui non c'è la notte, dai, non esiste qui. Dai, dal sole non tramonta. Quindi non c'è mai la aspetta, notte. Aspetta, non tramonta, cosa c'è scritto qua mai? Non interrompere però. Noi viviamo in delle roulotte, che è il circo, perché siamo del circo. Ti fanno fare le cose che riesci, perché quando ti sposti nelle scuole alcuni sono più avanti nelle materie e alcuni più indietro, quindi è difficile cambiare scuola sempre e adattarsi nelle cose che fanno. Certe scuole sono più avanti, quindi ci devono rispiegare le cose perché magari non le abbiamo capite, perché sono stati pochissimi. E ti sposti tante volte sempre e cambi sempre scuola, paese, ambientazione. Diciamo, la prima volta che vai in una città devi andare a iscriverli, è come fosse un'iscrizione che fai per la prima volta. Fa dispiacere tipo che ti fai amici in una scuola, poi quando ti sposti ce ne hai altri. È solo il primo giorno, è un po'... e poi via. Va, fai la settimana, 10 giorni, quello che è. Mi chiedono cosa hanno fatto i miei fratelli, io gli dico che sono andati a Tusik e Vales, li hanno chiamati America's Got Talent a Dubai e hanno fatto un film con Martina Sella, Sergio Muniz, Fabio Troiani e molti altri. Facciamo i spettacoli pomeriggio, poi facciamo i compiti, poi c'è lo spettacolo di sera. I insegnanti sono sempre bravi con me, che sempre mi aiutano, che tipo, infatti sono un po'... sempre è successo che sono un po' avanti e alcune sono un po' indietro di materie. E, no, l'insegnante, te sei un po' indietro. Ho detto. Ecco, sei te che sei un po' indietro. Mamma. Portano nella cartella tutto, perché magari arrivano quel giorno c'è la musica, loro hanno già il flauto nella cartella, magari c'è la ginnastica, hanno già le scarpe, loro hanno tutto, perché non si sa mai quando vanno nell'altra scuola se quella giornata c'è quell'attività lì. Però loro fanno, diciamo che per un bambino, noi diciamo un bambino fermo, è la stessa cosa che fanno loro l'attività. Per noi è come te, è gente ferma e noi siamo quelle che siamo in movimento di qua, di là, così. Abbiamo la casa con le ruote che va un po' di qua, un po' di là. Sì, sono stata dalle suore in Coimbra, in Portogallo. Per noi è stata un po' più dura, perché stando in collegio i miei non potevano, perché hanno fatto 2 anni in Africa, perché hanno sempre fatto circo e mi hanno lasciato a me e le mie sorelle dalle suore, no, eravamo proprio piccolini. Da bambina sono al circo, con mio papà sempre volevo essere un artista, non avevo mai costumi, non mi prendeva nessuno perché non ero figlia di un artista, solo di un musicista. Mio papà lavorava all'orchestra del circo, sì, però mia mamma lo accompagnava, lavorava, cosa faceva, cassiera, tutto. E io ero con loro, solo che da noi non potevo andare a scuola così come i nostri bambini, perché lì devi stare fermo. E così andavo dalla mia nonna quando c'era scuola, poi l'estate andavo dai miei genitori al circo. Thank you.
Hai qualche insegnante che ricordi? Sì, lui è rimasto impresso, questo insegnante. Sì. Perché la ricordi? Perché lei mi aveva spiegato che gli era morto il figlio. Sì, tutte le domeniche le mandi massaggi sta signora. Sì. Cioè la domenica vi sentite, vi messaggiate? Sì, sì, sì. Lunedì, martedì, quando mi sposto glielo dico. Tutti i spostamenti, cos'è? E poi scrivo buongiorno, così. Perché sta signora qua, quando siamo arrivati lì, era tipo 2 settimane che aveva perso il figlio, 28 anni. E allora, essendo che lui era arrivato lì a scuola, gli ha spiegato un po' la storia. Allora da lì, lui, perché lui è sensibile come bambino, allora ci ha dato il contatto e tutte le settimane, la domenica o il sabato, fa anche i video dove siamo, del circo, del viaggio, del montaggio. La tiene un po' su, diciamo, sta signora. Allora lei è contenta, allora anche lei gli manda i messaggi, li ringrazia sempre, lui infatti ringrazia sempre che ogni volta che le manda i messaggi che un po' il pensiero va da un'altra parte. Quindi lei è la tua maestra preferita? Sì.